Allora, l'iniziativa è partita il 1 settembre e si concluderà il 18 settembre al laghetto dell'Euro. Ha due posti nei quali si svolge, Euroma 2, dove stiamo realizzando Contesteco, che è una mostra di opere d'arte fatte con materiale di recupero, e dei laboratori. E in questi giorni abbiamo anche costruito Eureka Web, che è un po' il simbolo, il totem di tutta questa manifestazione, che è un po' uno scimmiottamento della, come si chiama, della stele a Marconi, che è un po' un riferimento per tutti i romani. Dopodiché ci trasferiremo dal 16 al 18 al laghetto dell'Eure. Lì chiaramente il grande finale sarà la Reboot Race, la gara di barche riciclate, che è la settima edizione. E tra l'altro tenteremo di porteremo Eureka Web, che è questa stele, diciamo, fatta con materiale di recupero, che ha una serie di significati, e la porteremo al centro del laghetto dell'Eur, e sarà un pochettino galleggiante, illuminata la notte, e quindi sarà un pochettino il riferimento, e anche lì ci saranno laboratori, possibilità di assistere a spettacoli e via dicendo. Ma ripeto, il 18 la mattina c'è la Reboot Race, che è il momento nel quale tutti i team, una venticinquina circa, mettono in acqua le loro barche e si parte per questa regata allegra. Insomma, questa è un po' la sintesi.